A partire dal 1894, nella pittura e nella vita stessa di Pierre-Auguste Renoir, una figura importante, se non fondamentale, diventa quella di Gabrielle Renard, una ragazza, allora 14enne, cugina della moglie di Renoir, che fu chiamata come bambinaia perché era nato Jean, il secondogenito della coppia. La ragazza sarebbe dovuta rimanere per qualche mese e invece rimase a casa Renoir per ben 20 anni. Si legò molto fortemente appunto al piccolo Jean Renoir, ma divenne anche la modella prediletta di Pierre-Auguste Renoir, ritratta in un numero elevatissimo di opere. E la ragazza contribuì anche con la sua dolcezza a creare quel mondo artistico basato sulla rappresentazione degli affetti familiari che caratterizza questa fase centrale e poi tarda della produzione dell'artista.